una riflessione secolare intorno alla questione del rapporto uomo e mare, no? E è una problematica che riguarda direttamente la concezione della religione, il ruolo della religione, il problema del male, cioè nel senso che tu hai spesso persone che tendono a diminuire la distanza uomo-animale per mostrare come Dio stesso ha messo nella natura delle capacità di autoregolamentazione che sono la celebrazione della grandezza di Dio. Altri invece sottolineano la vicinanza uomo-animale per mostrare, vedete tutti i fregnoni, voi parlate di Dio, ma guardate che anche gli elefanti ne parlano. Perché appunto c'era questa idea che gli elefanti avessero una forma di organizzazione religiosa, no? Però ecco, quello è importante, che il problema della dignità dell'uomo, del rapporto uomo-dio, è stato per lunghi secoli giocato anche sul piano valutazione dell'animale, del rapporto uomo-animale. E quindi tu puoi avere gli autori che sottolineano positivamente l'animalità, autori che sottolineano negativamente l'animalità, e per esempio la necessità della grazia divina è proprio perché tu uomo sei strettamente legato all'animale e quindi sei necessariamente peccaminoso. Quindi però ecco, è molto interessante perché questa è una problematica attraverso cui puoi ricostruire una serie di questioni, e nel 6-700 è molto viva la discussione su questo tema. Non ho capito bene la questione di Rousseau quando parla di volontà generale. Volontà generale che sarebbe? Tutti stanno d'accordo? No, significa... appunto, poi c'è la dittatura pure della maggioranza. No, credo che qui... in questa maniera falsiamo Rousseau. A me non sembra che Rousseau sia autore estremamente, insomma, lui non scrive un trattato di politica, no? Tu non puoi chiedere a Rousseau un'eccessiva previsione e un entrare esattamente nei dettagli, no, giuridici, politici, eccetera. L'idea fondamentale è questa: esiste una differenza tra l'accordo della maggioranza e l'interesse generale. L'interesse generale è basato solo su ciò che è comune a tutti gli uomini, no? E la società deve essere basata su questo. Poi ci sono contraddizioni enormi, perché lui poi mette l'uomo nella società avendogli dato già la proprietà, no? Lo Stato ha una funzione giuridica, però deve intervenire per impedire la polarizzazione della ricchezza. Ma come nasce questa polarizzazione? No, tutto questo non c'è. Io ho l'idea che sia un po' più confuso, che non so, in Kant tu potrai chiedere una precisione. Che, no? Che forse non è proprio rigoroso, è rigoroso nell'onestà verso se stesso che lo porta a quella contraddizione. Oddio.